Ci sono nove misteriosi dei che vengono venerati sin dagli antichi egizi fino alla Cina e sud-est asiatico, oggigiorno festeggiate da milioni di persone. Figure avvolte dal mistero, comunemente definite figure mitologiche, ma che potrebbero in realtà rappresentare qualcosa di molto più reale e concreto. Nove divinità venerate sin dall'antico Egitto, un gruppo con a capo il dio solare Atum, adorate dagli antichi greci con al vertice Zeus, riverite nel nord Europa con a capo Odino, festeggiate in Italia dagli antichi Etruschi. Una sorta di guardiani dell'umanità, ma anche dei trasmettitori di sapere, divinità a conoscenza dei segreti dell'universo. In Cina, i taoisti credono che nove signori del cielo sono stati i primi sovrani del paese, discendenti diretti del dio della creazione. Nel sud-est asiatico vengono tutt'oggi venerati nella festa dei nove dei imperatori. Nel nono mese del calendario lunare cinese, i taoisti di tutta la regione si riuniscono per celebrare questa tradizione antica di 2000 anni. Il taoismo è una religione cosmica, imperniata sul posto e la funzione dell'essere umano. Vi sarà capitato di vedere in alcuni documentari delle persone ferirsi con delle spade da guancia a guancia. È la festa degli dèi e l'assenza di dolore e perdita di sangue viene attribuita ai nove residenti celesti. Dura 9 giorni interi, uno per ciascuna divinità, ed ha uno scopo, che è quello di evocare i potentissimi nove imperatori celesti che risiedono nel cielo. I nove dei imperatori provenirebbero infatti dalle stelle che compongono l'Orsa Maggiore. I nove hanno il compito di controllare l'universo e mantenere l'ordine sulla Terra. Al fine di assicurare la loro bontà e onorarli per il prossimo anno, vengono selezionati nove devoti per canalizzare i nove dei imperatori durante le processioni della festa. Alla fine dei 9 giorni, in cui la festa raggiunge il culmine, gli dèi tornano alle stelle da cui provengono. Anche gli egizi si connettevano con un gruppo di nove divinità, era l'Enneade, nove dèi della mitologia egizia venerate a Eliopoli, uno dei siti più antichi e sacri dell'antico Egitto. Qui i faraoni si collegavano all'Enneade, un consiglio di nove divinità che si diceva avesse portato tecnologia e conoscenza all'umanità. Secondo i geroglifici, la consultazione con l'Enneade era il principale tra i doveri del faraone, qualcosa di fondamentale per il successo della nazione. Per gli antichi egizi erano divinità che facevano da ponte tra il cielo e la terra. E mentre il faraone e i sacerdoti stavano in meditazione nel tempio di Eliopoli, ricevevano dei messaggi per il progresso e la stabilità dell'antico Egitto. Antico Egitto e antica Cina, due civiltà lontanissime, nutrivano un credo che coincide con nove signori del cielo che svolgevano un ruolo particolarmente simile. Spostandoci nell'America precolombiana, gli Aztechi erano noti per venerare nove dei chiamati i signori della notte. Anche la cosmologia azteca, come la cinese e l'egizia, divideva il mondo in livelli alti e bassi, ognuno associato a un particolare insieme di divinità e oggetti celesti. Una pratica comune tra gli Aztechi era la ricreazione del divino.
gli eventi mitologici venivano ricreati ritualmente, similmente a come si fa oggigiorno nel sud-est asiatico. I signori della notte governavano una particolare notte, cosicché ognuno di loro ricorreva ogni 9 notti. Anche il calendario Maya aveva 9 signori della notte. Nel nord Europa, la tradizione norrena considerava che 9 dei sopravvissero al Ragnarok, ovvero alla distruzione terrestre. Su queste divinità regnava Odino, il cui compito era di tenere in equilibrio l'universo e vegliare sui mondi del cosmo. Il saggio padre degli dei era il conoscitore di ogni segreto dell'universo. Odino era più o meno l'equivalente di ciò che Zeus rappresentò per gli antichi greci. Se il contenuto vi sta piacendo, iscrivetevi al canale, mi aiuterete così a farne molti di più. Anche la cosmologia norrena aveva una gerarchia che divideva l'universo in 9 regni. Il centro era il grande albero del mondo Yggdrasil, e i 9 regni si estendevano a partire dall'albero, su livelli che si propagavano dalle sue radici o dai suoi lati. In Oriente, il racconto buddista sull'imperatore Ashoka dice che si consultò con un gruppo segreto di 9 uomini sconosciuti, i quali si diceva che possedessero tutta la conoscenza dell'universo. In uno scontro per il potere, le forze di gran lunga superiore di Ashoka si narra abbiano ucciso oltre 100.000 guerrieri e deportato più di 150.000 abitanti dei villaggi. Ma dopo la vittoria, Ashoka rimase atterrito dalla carneficina. Da allora in poi giurò per sempre basta alla violenza. L'imperatore è infatti conosciuto per la conversione al buddismo e gli sforzi di diffondere una religione di pace in tutta l'India, Malesia e Indonesia. Divenne tollerante verso altre 7 religiose e rinunciò all'idea di integrare le persone ribelli, dichiarando che l'unica vera conquista era stata quella di conquistare i cuori degli uomini. Desiderava che tutti gli esseri viventi dovevano godere della sicurezza, della pace e della felicità. La sua rinascita interiore e conoscenza giungeva misteriosamente dai cieli, verso i quali si consultava con i 9 signori che possedevano tutta la conoscenza dell'universo. In Italia, gli Etruschi credevano anch'essi in 9 dei che potevano venire persuasi a influenzare il destino dell'umanità. Che gli Etruschi fossero particolarmente devoti e attenti al destino e a come influenzarlo in modo positivo, fu notato da autori antichi come Livio, che li descrisse come una nazione devota, così devota da essere sopra tutte le altre nei riti religiosi. La religione etrusca avrebbe poi influenzato i romani, che adottarono molte figure e rituali etruschi. Come molte altre antiche civiltà, gli etruschi avevano divinità collegate ai luoghi importanti, agli oggetti, alle idee e agli eventi che essi ritenevano influenzassero direttamente la vita quotidiana. Credevano che la grande mole di informazioni che ricevevano provenisse da una vera e propria fonte divina. Nel V secolo molti dei etruschi vennero assimilati ai corrispettivi greci, un processo visibile nei soggetti artistici, come per esempio nella ceramica a figure nere. Sembra però che le prime divinità etrusche fossero divinità senza volto, mentre l'influenza greca stimolò la loro umanizzazione.
Nella Grecia, Zeus guidava un consiglio di 9 dei creati per sovrintendere sull'umanità. Gli dei canonici dell'Olimpo erano circa 12, con un ordine gerarchico di governo che si riuniva in consiglio. Seduto in cima a questi c'era Zeus, che insieme agli altri dei componeva una struttura di potere dei cieli, il quale si incontrava per determinare cosa fare dell'umanità. Secondo gli antichi greci, erano costoro gli dei con i quali interagire e ottenere conoscenza, e gli dei promettevano che, se il legame fosse mantenuto, avrebbero mantenuto l'ordine nella terra. Questo credo era profondamente radicato e faceva parte della vita quotidiana degli antichi greci. Li consideravano come una parte della loro storia. I racconti dell'Iliade e dell'Odissea erano per i greci effettivamente accaduti. Abbiamo incontrato diverse civiltà, da quella cinese a quella egiziana, da quelle dell'America precolombiana a quelle dell'India, da quelle dell'Europa del Nord come i Norreni a quella dell'Europa del Sud come Etruschi e Greci. Tutti costoro hanno in comune una religione basata su 9 dei che abitano i cieli. Tutti li onoravano come i custodi della terra e dell'umanità, nonché i conoscitori dei segreti dell'universo. 9 dei che potevano essere persuasi a influenzare positivamente il destino dell'umanità. Non potrebbe essere che siano le stesse entità, gli stessi dei, chiamati con nomi diversi di civiltà in civiltà? E se esistesse per davvero una comunicazione tra cielo e terra? È difficile pensare che sia tutta un'invenzione. La cultura occidentale ha bollato gran parte dei racconti antichi come pura mitologia. In realtà, gli antichi erano molto più pragmatici di quanto immaginiamo. E se questa comunicazione fosse ancora presente, ma dimenticata? Persino Troia stessa era detta una favola, eppure venne ritrovata da Schliemann. In un prossimo video vorrei parlarvi di un esperimento svolto dall'intelligence americana, dal quale emerse qualcosa di sconcertante nonché inatteso, relativo alla presenza di queste 9 entità. Intanto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto, a presto!